Tra mille difficoltà legate alla didattica a distanza, arrivano anche soddisfazioni. Il liceo Brunelleschi di Afragola ha vinto 2 premi grazie al concorso nazionale Penne Sconosciute, che ha premiato il lavoro della redazione del giornalino d'istituto Libero Pensiero e di quella della rivista culturale Kairos, che ospita, tra gli altri, articoli di ex studenti. In realtà è già il secondo anno che partecipiamo a questo concorso indetto da un ente che si trova a Piancastagnaio, in provincia di Siena, e che insomma propone, accoglie questa attività, diciamo, giornalistica di gruppi anche scolastici da ogni parte d'Italia. Per il gruppo di giornalisti in erba, celebrati anche dal sindaco di Afragola come una delle eccellenze culturali del territorio, non è però il primo riconoscimento. Negli ultimi 5 anni è stato sempre premiato, lo dico con una punta di orgogliosa civetteria, come migliore giornale d'Italia, giornalino scolastico d'Italia. Prima a Cesena dall'Ordine dei giornalisti, per 4 anni ad Avellino e negli ultimi 2 anni a Siena. Quindi diciamo che il giornale sono 5 anni che miete un sacco di riconoscimenti. Mentre anche nel giornalismo dei professionisti gli studenti riconoscono una corsa alla notizia che spesso non permette un adeguato rispetto delle persone, i ragazzi intuiscono la chiave di successo del loro giornalino. Le tematiche di attualità non sono solo sviluppate da un punto di vista di cronaca e di distacco, ma proprio vissute e vengono riportate le esperienze di vita di proprio anime, di pensieri, di menti che attraversano dei periodi come anche quello del lockdown, per esempio. In quest'anno così particolare, in cui per la prima volta non si è potuto distribuire il giornale in formato cartaceo, ma tanto si è fatto attraverso i social, docenti e studenti hanno fatto di necessità virtù. La didattica a distanza ci ha veramente distrutti a tutti gli effetti. Il Libero Pensiero ancora di più in questo momento è diventato veramente un luogo proprio di libertà, senza voler fare giochi di parole, però un luogo anche dove possiamo dire come la pensiamo, come stiamo vivendo questa situazione ed essere ascoltati veramente.